e zootecniche di questa zona, nonché il punto d'incontro tra centro e periferia per essere l'unico palazzo padronale del territorio. In questa pianura le prime colture intensive furono introdotte soprattutto dai fattori romagnoli che vi abitavano e che spesso portavano esperti periti, i quali, si racconta, assaggiavano la terra affermando che era buona. Vi giunse negli anni venti anche il perito agrario Francesco Giontella, non ancora commendatore né industriale di quel tabacco che segnò la sua fortuna ma anche la sua rovina. Giovane smanioso ma senza alcun patrimonio alle spalle, abitò nella fattoria e di lui si racconta che la riparazione degli stivaloni fatta da Anacleto Sensi, detto Nuvolo, doveva essere effettuata seduta stante per l'impossibilità del ricambio. Da torre difensiva a Palazzo degli Eugeni, a fattoria dell'Ospedale della Misericordia ed infine ad hotel, la struttura ha resistito ai tempi, adeguando di secolo in secolo la sua funzione. Una leggenda è fiorita intorno ad essa con i suoi immancabili fantasmi. L'ultima proprietaria dei Conti Eugeni, la contessa Carolina, chiude il nome del suo passato con una maledizione contro il figlio Alessandro Baldeschi, che, pur erede del palazzo, l'aveva abbandonata alla solitudine e alla miseria. La nuova acquirente negli ultimi anni del Papa Re fu una abbadessa che per il monastero di Monteluce comprò il palazzo, ma non poté goderlo perché con l'ordine di esproprio di tutti i beni ecclesiastici imposto dall'Italia Unita, appena pagato il palazzo, questo le venne requisito dal neonato demanio. Il palazzo passò poi nelle mani di uno stravagante perugino, ingegner Rodolfo Calderoni, che lo acquistò al pubblico incanto, ma lo svendette dopo pochi anni anche a causa delle sue strane vicende familiari e personali, diseredando il figlio Perolo che egli non aveva mai voluto riconoscere. Gli spasimi di questi sfortunati e bizzarri padroni sono fusi nella nostrana leggenda di tal Fragnamelone, come lo chiamava la gente, che aveva preferito lasciare ad altri ciò che invece avrebbe dovuto spettare a più legittimi eredi. Questi tranquilli abitanti che nei secoli solo una volta si resero protagonisti di tumulti, incendiando con un pubblico falò nella sera dell'Epifania del 1844 le siepi che il conte Baldeschi aveva caparbiamente piantato proprio a ridosso delle mura castellane, togliendo loro quello stillicidio di territorio che serviva da spazio comune anche per l'allevamento degli animali, dovettero lottare sempre tanto ed a lungo per ottenere anche i servizi primari. I 285 residenti del castello nel 1861 avevano già sentito la voglia di istruzione su sollecitazione del democratico parroco Giovan Battista Donini, primo maestro del villaggio nella neonata Italia, ma dovettero dividere con Costano le 400 lire annue municipali stanziate per l'istruzione. Alla morte del prete maestro, i Bastioli nominarono un loro concittadino, il patentato Rodosindo Testi, che a giorni alterni raggiungeva a piedi Ospedaliccio e Costano. Fungeva da edificio scolastico una casa situata accanto alla chiesa, che assolse alla sua funzione sino al 1956, anno in cui venne inaugurato la nuova struttura realizzata dall'amministrazione Giontella, che nel 58 vi costituirà anche la scuola materna.
lontana dai corsi d'acqua, ospedalicchio patì molto la sua sete. Il comune di Perugia, all'inizio dell'Ottocento, li aveva lasciati con un pozzo pubblico ad uso promiscuo, a cui Bastiani aggiungerà un'altra solo 60 anni dopo, mentre il primo lanternone all'interno della piazza si accese nel 1869, dopo aver rinunciato ad un pubblico orologio. Il postino bussò per la prima volta il 1 gennaio 1897. Da quella data la strada del villaggio venne faticosamente percorsa in bicicletta da un messaggero che per la sua puntualità faceva anche da segnatempo, mentre la voce dai frazionisti ospedalicchiesi veicolò sui fili del telefono dal 1 novembre 1925. Di questi agognati e faticosi traguardi, simboli di progresso, oggi rimane solo una remota memoria, in quanto la felice posizione geografica del paese è motivo di una notevole crescita demografica e quindi di servizi, con ristrutturazioni ed ammodernamenti, accanto ad insediamenti industriali e commerciali sorti sin dagli inizi degli anni 60. Falaschi, Molino Ricci, Giunti, Cesaretti, Orzo San Francesco, Alunni, Alfa Romeo, La Banca, Burganti, Grafiche DM, Carloni Gomme, Delta Fina, Sciarpe IDS, Combipel, Felici. Tale sviluppo, conseguente all'adozione del piano regolatore, soffre ancora oggi per il ritardo dell'ANAS nei confronti di una viabilità più scorrevole e soprattutto più sicura.